Oggi assistiamo allo spettacolo di fine progetto, il progetto in carcere. Il progetto si chiama Pause, Note e Libertà. È stato un progetto di musica e danza, finanziato dalla provincia, però promosso e seguito in ogni fase dal CIF Comunale di Pisa, Centro Italiano Femminile Comunale di Pisa. Riteniamo che sia stato molto molto utile per i detenuti. Praticamente si è svolto così: due eccellenti insegnanti di musica che hanno dato anima e corpo a questo progetto, hanno saputo coinvolgere le detenute femminili in un progetto di danza etnica, e detenuti maschili in un progetto di percussioni e ritmo. Oggi vediamo la fusione di questi due momenti. È stato molto importante, penso, perché il carcere, tutte queste persone chiuse forzosamente insieme, è ovviamente un luogo di tensioni, di rabbia più o meno repressa. Invece questo momento di musica, di danza, dà un canale di comunicazione, un contesto più rilassato dove comunicare, dove esprimere la propria creatività e mettersi in relazione pacifico con gli altri, scoprendo anche l'umanità profonda dell'altro, anche che viene da tutta un'altra parte del mondo e ha un vissuto molto diverso. È un momento importante perché è uno spettacolo che nasce proprio interamente dal lavoro dei detenuti e poi naturalmente di tutti gli operatori che hanno contribuito a che la cosa si potesse realizzare. È un momento importante perché, come dicevo prima, serve per accrescere l'autostima dei detenuti, serve per migliorare le loro capacità relazionali e per dare loro anche una chance in più per rientrare a pieno titolo nella società civile. La provincia di Pisa è proprio un attore principale di questa manifestazione, l'abbiamo voluta realizzare insieme naturalmente all'Istituto Penitenziario. Qual è l'importanza? L'importanza è che noi siamo impegnati anche sul versante del sociale, sul versante di stimolare anche i detenuti. È chiaro che chi è qui ha sbagliato, chi è qui deve imparare però anche a non commettere più gli errori quando si va fuori. Questo non significa però che essere dentro un carcere significhi emarginazione, significhi non crescita della persona umana, ed è per questo che noi mettiamo in campo una serie di progetti. Questo è il secondo progetto, il primo progetto l'abbiamo fatto insieme al Centro Sportivo Italiano dedicato a un torneo di calcetto. Insomma, siamo impegnati su questo versante, ripeto, con l'auspicio e la convinzione che quando tutti i detenuti che usciranno da qui, uomini e donne, avranno imparato la lezione e magari non sbaglieranno più.